che allora, prima cosa di giornata è questa, finalmente viene allo scoperto la realtà. Nonostante il fatto che diversi VIPs, perché sono solo i VIP che si lamentano, VIP, persone conosciute, eccetera, eccetera, che rompono i coglioni ogni giorno con i tassisti, sta emergendo la realtà. Sta emergendo travolgente, sicura e inarrestabile la realtà. La realtà. Il problema dei POS, cioè delle carte di credito, i bancomat, chiamateli come cazzo volete, del pagamento elettronico e dei tassisti, è semplicemente un problema che non esiste. Non esiste! C'è in atto un'operazione, come al solito, mediatica di criminalizzazione nei confronti di lavoratori come sono i tassisti, i quali da tempo, a parte rare eccezioni di rincoglioniti, maleducati, che ci sono in qualsiasi categoria, soprattutto tra i giornalisti e tra gli opinionisti e tra i VIP, ripeto, a parte qualche eccezione di scostumati, maleducati, persone fuori dalle regole, eccetera, eccetera, praticamente tutti i tassisti in Italia ti fanno pagare, se vuoi, con la carta di credito o con i bancomat. Il problema non esiste. Stanno criminalizzando una categoria che fino a prova contraria rispetta le leggi, che si attiene ai regolamenti. Ripeto, ci sono certamente le pecore nere, ci sono i delinquenti, ci sono i criminali anche lì, come è normale che sia. Ci sono quelli che agli aeroporti Bari, Fiumicino, Milano, altre sfottono i turisti. Sappiamo tutto, ci hanno spiegato in diverse trasmissioni televisive quello che accade e siamo qui a ricevere anche le vostre proteste e le vostre accuse. Ma nella stragrande maggioranza dei casi i tassisti fanno pagare con le carte di credito, non sono dei criminali e chi fa queste campagne vuole solamente rompere il cazzo. Denunciano chiaramente dei fatti concreti, ma vogliono criminalizzare un'intera categoria. Questo è il punto. Da Roma, David Parenzo, buonasera.